Ciao a tutti, oggi ci addentriamo un po' nel funzionamento di Android per capire come vengono gestiti i file APK e in particolare se sia possibile installare un'applicazione in un dispositivo che non è ufficialmente supportato. La prima cosa da notare è che la limitazione di supporto a dispositivi con risoluzioni diverse, tablet, non tablet, e densità di pixel diverse o hardware diverso, è definita nel market e non a livello dell'APK, che è l'unità di installazione rappresentante un'applicazione in Android. Di conseguenza è possibile installare delle applicazioni non ufficialmente supportate cioè delle applicazioni in dispositivi non ufficialmente supportati, anche se queste non compaiono nel market. Facciamo un esempio: cerchiamo Flipboard all'interno del market di questo tablet. Alla ricerca di Flipboard non esce nessun risultato corrispondente. Questo perché Flipboard non supporta attualmente tablet. Quindi, per installare Flipboard sul nostro tablet avremo bisogno di un cellulare rootato. Deve essere rootato perché per accedere alla posizione in cui Android memorizza gli APK abbiamo bisogno dei permessi di root, cioè di amministratore del dispositivo. Quindi andiamo ad aprire il market, digitiamo Flipboard, vediamo che questa volta invece compare come primo risultato. Ora vabbè, probabilmente non si vede niente, però eccolo come primo risultato. Quindi semplicemente installiamo Flipboard sul nostro dispositivo rootato e supportato, come qualsiasi altra applicazione.